Sono molto contento di questa occasione, sia perché insomma, è un modo per stare con voi per un'ora e mezza, e sia perché insomma, simbolicamente è il simbolo del fatto che non ci siamo fermati, insomma, che le avversità comunque ci hanno fatto andare avanti. Allora, quello che mi è stato chiesto è, diciamo, fondamentalmente una testimonianza che è integrata da alcune considerazioni di carattere istituzionale e che attengono al diritto pubblico. Allora, facciamo una premessa. Il coronavirus è stata, diciamo, un'emergenza assolutamente simmetrica. Cioè, si è diffuso in tutto quanto il mondo fondamentalmente con dei décalage, però dovunque, cioè la simmetria non è soltanto che c'è stata dappertutto, è anche il fatto che dovunque ha colto impreparate le classi politico-dirigenti. C'è qualche paese dove questo tratto è stato più marcato, qualche paese dove lo è stato meno, come ad esempio in Germania, ma sostanzialmente l'elemento sorpresa è stato un elemento unificante delle diverse realtà. Queste situazioni, questi casi nazionali, ovviamente avevano alle spalle un apparato istituzionale differente. Ora, sarebbe inutile e ci porterebbe fuori strada analizzare, diciamo, la situazione nazione per nazione. Ma diciamo, prendiamo tre idealtipi weberiani. Uno è quello dell'Ungheria, della Costituzione ungherese, che in Costituzione prevede il caso di una emergenza nazionale. Cioè ci sono norme apposite che regolano. Questo, ma poi vedremo perché è un idealtipo differente, questa è la situazione anche della Francia, dove nella Costituzione della Quinta Repubblica c'è quel famigerato articolo 16, voluto dal generale de Gaulle, che fu, diciamo, al tempo dell'approvazione della Costituzione, il punto più controverso. È quello su cui maggiormente attaccarono coloro i quali erano contrari a quella Costituzione e votavano no al referendum. Quell'articolo fu poi in parte, diciamo, riabilitato dal punto di vista, diciamo, delle sue compatibilità con la democrazia nel momento in cui servì per sconfiggere, diciamo, i putsch. I colpi di Stato in Algeria. E poi ci sono paesi che non avevano in Costituzione la previsione di una emergenza, cioè che non prevedono il modo di gestire situazioni emergenziali. Perché io ho distinto i casi dell'Ungheria e della Francia e dico: ci troviamo di fronte a tre idealtipi. Perché in Ungheria il premier Orban ha seguito la strada della Costituzione e ha chiesto al Parlamento quei poteri che la Costituzione gli dà, poteri temporali e disciplinati, per gestire appunto l'emergenza coronavirus. In altri casi, come in Francia, si è deciso di non ricorrere all'articolo 16,
cosa tra l'altro che ha suscitato non poche polemiche dal punto di vista costituzionale. Si è votata una legislazione per l'emergenza per un tempo limitato. Questo tempo limitato è stato poi rinnovato alla fine della prima fase e diciamo così, rispetto all'articolo della Costituzione, si è andato nel senso di parlamentarizzare la crisi, cioè si è data più importanza al Parlamento di quello che evidentemente è previsto dall'articolo 16. E poi c'è il caso dell'Italia, dove evidentemente abbiamo già detto e lo ripetiamo, la previsione di una situazione emergenziale non è regolata dalla Costituzione. Ora, in Italia come si è agito? Il 31 gennaio del 2020, quindi circa 20 giorni prima che in qualche modo si manifestasse il primo caso, o quantomeno il primo caso mortale, il Consiglio dei Ministri delibera lo stato di emergenza e autorizza ordinanze della protezione civile per far fronte alle prime misure urgenti. Il 23 febbraio 2020, quindi immediatamente dopo il manifestarsi del primo caso, vi è l'emanazione di un decreto, che quindi è stato convertito dal Parlamento, che autorizza i DPCM per l'adozione delle misure restrittive. I DPCM sono, come voi sapete, i decreti del Presidente del Consiglio. Non sono fonte immediatamente normativa, sono fonte, diciamo tra virgolette, di natura amministrativa e hanno però il pregio di avere, diciamo, un effetto immediato. Si sarebbe potuto fare diversamente? Si poteva assumere un'altra strada? Ma la strada alternativa, che è stata indicata da molti costituzionalisti, soprattutto nel momento nel quale si è visto il contenuto degli DPCM, è quella dello strumento del decreto legge, che per come è costruito, nel suo iter, contempera l'urgenza e il controllo parlamentare, cosa che invece per i DPCM non c'è. Quando dico l'urgenza e il controllo parlamentare, voi sapete come funziona il decreto legge entra in vigore immediatamente, però poi deve essere convertito. E le misure che entrano in vigore immediatamente valgono dal momento nel quale il decreto è pubblicato. Le misure che sono eventualmente introdotte durante l'iter parlamentare hanno valore dal momento dell'approvazione del decreto. Ora, questo è stato, diciamo, l'antefatto, questo è stato il modo nel quale l'Italia, dal punto di vista politico-istituzionale, si è preparata ad affrontare l'emergenza. Il primo effettivo momento di, diciamo così, tra virgolette, di verifica, insomma, in cui si è dovuto fare una prova da sforzo, diciamo così, è avvenuto
dei primi giorni di marzo, quando il Parlamento ha dovuto votare il primo scostamento, quello che ha modificato, diciamo, il bilancio in modo da consentire il cosiddetto decreto di marzo, cioè il primo decreto, quello da 33 miliardi. Questa decisione è stata una decisione unanime, quindi non ha comportato la necessità di discussione, si era proprio, diciamo, nel fuoco della trincea, eravamo nel momento, diciamo, più cruento, e quindi la cosa si è risolta attraverso, diciamo, un finto dibattito parlamentare ad Aula pressoché deserta. Vi erano all'interno soltanto coloro i quali facevano le dichiarazioni di voto per i diversi gruppi, e poi c'è stato, diciamo, passatemi l'espressione, una sorta di voto di gregge. In che senso? Nel senso che è stato fatto una scaletta con gli orari nei quali avrebbero votato i diversi parlamentari. Quindi, insomma, così come nel corso della Prima Guerra Mondiale tu facevi parte del battaglione 1, 2, 3, 4, 5, e così, insomma, tu eri, avevi, diciamo, una classe, no? Io, per esempio, votavo con il battaglione numero 6. Ti veniva dato un appuntamento in un determinato orario, il gregge si faceva trovare, diciamo, nell'anticamera del Senato, entrava tutto insieme e veniva letto il tuo nome e tu dicevi sì, perché nessuno ha detto no. Quindi dicevi sì e venivi fatto uscire da un'altra porta, scappavi via e poi appunto ti disperdevi per le vie vicino al Senato. Questo è stato, diciamo, il voto, l'unico voto, diciamo, che è stato dato nella fase veramente cruenta. Dopodiché, anche se non in maniera formale, in maniera sostanziale il Parlamento ha chiuso le porte, nel senso che l'attività è cessata. Cioè, se tu volevi andare al Senato o alla Camera potevi farlo e potevi entrare, però le commissioni non si riunivano, l'aula non si riuniva, di commessi ne trovavi molto pochi e così via. C'era ovviamente un medico all'ingresso che ti prendeva la temperatura, eccetera, eccetera, però, insomma, andavi a fare una passeggiata. Fondamentalmente l'attività istituzionale per una decina di giorni si è interrotta. In quel mentre, eravamo ancora appunto nella fase del lockdown duro, è nato un dibattito. Fondamentalmente, insomma, quasi tutte le persone di buonsenso si trovavano d'accordo sul fatto che il Parlamento non potesse continuare così a lungo, cioè oggettivamente comunque anche in quella situazione vi era chi andava a lavorare, no? Sia, diciamo, nei vertici dello Stato, sia nella pubblica amministrazione, sia nelle fabbriche, sia nei supermercati. Ovviamente, insomma, non c'era ragione per cui il Parlamento chiudesse. C'era però il problema di assicurare un determinato distanziamento, cioè il problema, parliamoci chiaramente, è un problema che esisteva e che in parte esiste ancora, perché se tu vieti le messe, vieti i funerali, insomma, è molto difficile che tu possa
poi chiudere un occhio sul fatto che in un'aula si sta a 5 centimetri di distanza l'uno dall'altro, perché questa è la distanza. E ovviamente il tratto distintivo di questa situazione è che tu non puoi dire io ho un ruolo particolare di rappresentante dello Stato, sto in trincea e quindi rischio, perché il problema non è il rischio ma è anche il danno che tu puoi, che puoi causare non volendo alla comunità, diventando strumento del contagio. Tenete conto poi che in un Parlamento, insomma, viene gente da tutta Italia, quindi noi abbiamo deputati e senatori che venivano da Colorno, da Vo, ecco, da luoghi di questo tipo. E quei giorni caldi era abbastanza difficile immaginare che potessero venire. Allora, su questo si sono, su questa situazione si sono, diciamo, tra virgolette, confrontate due situazioni che, se voi volete, rassomigliano un po' anche al dibattito che oggi si sta facendo riguardo all'istruzione, alla scuola. Cioè, ci sono stati anche tra i costituzionalisti alcuni che hanno detto voto a distanza. Prendiamo anche una piattaforma che è quella del Parlamento europeo e introduciamo il voto a distanza. Forziamo un po' i regolamenti di Camera e Senato e facciamo in questo modo. Ci sono stati altri, tra cui il sottoscritto, che insomma hanno posto un'obiezione. Cioè, i parlamenti non sono dei votifici. Tenete conto che in questa fase si sono fatte le ipotesi più strane, persino quella di assegnare al capogruppo, diciamo, la delega dell'intero gruppo, cosa che avrebbe non forzato, stravolto la Costituzione e leso i diritti di rappresentanza di ogni singolo parlamentare. Ma i parlamenti non sono dei votifici. Se tu devi votare la fiducia o la sfiducia a un governo, tu voti sì o no, ma nel momento nel quale poi passi ad esaminare dei provvedimenti, i parlamenti hanno un significato proprio perché si parla, proprio perché si dibatte. Questo è, diciamo, diciamo, uno dei significati non sopprimibili e che non possono essere compressi oltre un certo punto, perché se no salta il meccanismo rappresentativo e a questo punto oggettivamente trovano delle buone ragioni la teoria, le teorie ad esempio di Casaleggio, che vorrebbe sostituire la rete ai liberi parlamenti facendo saltare il meccanismo rappresentativo a favore di un tipo di democrazia di tipo russoviano basato sul mandato imperativo. E allora questa proposta si è sostituita l'idea di fare delle riunioni nel Parlamento, di trasferire il Parlamento in luoghi differenti, più ampi, che avrebbero potuto consentire il distanziamento sociale necessario. Pensate a un palazzetto dello sport, pensate al Palazzo dei Congressi dell'Euro. Evidentemente tutto questo aveva un costo e anche, diciamo, una scomodità. Come è andata a finire? Beh, è andata a finire un po' all'italiana. Cioè, i parlamenti
non hanno adottato il voto a distanza, i parlamenti non si sono trasferiti. Tenete conto che il trasferimento di un Parlamento in una fase emergenziale non è una novità. Cioè, quando ci sono, pensate appunto alle guerre di un tempo, quando c'era l'occupazione dei territori, i parlamenti si spostavano nei territori liberi. Ma, vi dicevo, è finita che i parlamenti sono rimasti nelle loro sedi, ma è stato operato un distanziamento necessario. In che modo? In un primo tempo si è di fatto, nei fatti, chiesto ai capigruppo di convincere una parte dei parlamentari a non essere presenti. E in questo modo c'erano nell'emiciclo i posti necessari perché ci stessero tutti. Fondamentalmente un terzo degli effettivi rappresentanti. Questo evidentemente imponeva anche, per forza di cose, il fatto che non si discutessero temi controversi, perché insomma, se c'era una controversia c'era anche la possibilità che ci fosse qualcuno in più. E se volete, insomma, questa è stata una soluzione all'italiana, perché se uno la raccontasse, ti arrivavano strane telefonate dalla segreteria del tuo gruppo o dal tuo capogruppo e diceva: vabbè, ma se proprio ci tieni, ma se no, se ti senti un po' male, se hai un po' di mal di testa, hai altro da fare, ma stattene a casa. Cioè, ti convincevano, cercavano di convincerti a non venire, non ad essere presente. Quindi si faceva un po' il lavoro inverso. E infatti, quando si è riaperto, la prima volta che si è riaperto, c'è stato un dibattito nel quale ci sono state appunto delle comunicazioni del Premier di Conte, che cosa è accaduto? Insomma, questo Parlamento sembrava quasi la scena di un film di Sorrentino, no? Su questi, almeno io mi riferisco al Senato, su questi velluti rossi sbucavano queste mascherine bianche distanziate ognuna di almeno due posti. Ecco, così si è proceduto all'inizio. Ci sono stati, come posso dire, anche dei momenti di tensione, perché se in aula si è fatto in questo modo, in commissione tenere il distanziamento è stato all'inizio più difficile. Per esempio, si è assistita alla prima riunione della commissione prima, affari costituzionali, dove c'erano più parlamentari che posti. E ovviamente a un certo punto, insomma, ci sarà il funzionario di turno che non sapeva che cosa fare, perché non poteva impedire ai parlamentari di entrare, ma intanto questi non si potevano distanziare. Poi, dopodiché, il distanziamento è avvenuto. Ora, che cosa è accaduto poi a questo punto? È accaduto che anche per questi motivi pratici c'è stata una interpretazione del decreto che, insomma, consentiva di far passare attraverso i DPCM i provvedimenti di urgenza, che è stato, diciamo, una interpretazione in senso molto, diciamo, antiparlamentare, o se volete extraparlamentare, non nel senso extraparlamentare perché estremista, ma perché, insomma, i DPCM e il Parlamento si sono collocati su due piani
completamente distinti. Questo non era obbligatorio, questo diciamo è stata una scelta materiale del Premier e del governo. Fatto sta che i DPCM venivano illustrati alla nazione attraverso la televisione, attraverso diciamo le differenti esternazioni, e non giungeva in Parlamento di tutto ciò nemmeno l'eco. Intanto si attrezzavano le aule, nel senso che quei problemi materiali iniziali venivano in qualche modo superati. Come? Attraverso l'occupazione degli spazi che sono accanto agli emicicli. Per quel che riguarda il Senato, le tribune e dei corridoi che corrono paralleli all'emiciclo e anche le postazioni che vengono riservate alle rappresentanze diplomatiche. Per quel che riguarda la Camera, le tribune e anche una parte del cosiddetto transatlantico, non più utilizzabile dai giornalisti perché appunto vi sono delle postazioni di voto. Questo ha significato anche il fatto che coloro i quali non sono nell'emiciclo votano con delle tavolette, delle specie di, come si chiamano? Avete capito. Di tablet, esattamente, con dei tablet. E questo evidentemente ha allungato moltissimo il tempo materiale che ci vuole per svolgere una votazione. Perché ogni votazione ci sono degli schermi che riportano prima i voti delle tribune, poi i voti dell'aula e poi fanno la somma. Devo dire che fino ad ora non c'è stata una grande, diciamo così, un grande pathos legato a questo sistema, perché le votazioni sono state abbastanza scontate. Però già domani sulla mozione Bonafede sarà divertente vedere che cosa accade. Se diciamo il Parlamento è stato tirato fuori in quanto luogo fisico, devo dire che sinceramente anche la dinamica parlamentare, cioè quella del confronto tra maggioranza e opposizione, anzi tra governo, maggioranza e opposizione, insomma è stata ridotta al minimo. Sul primo decreto, anche per una forte insistenza del Quirinale, si è costituito un tavolo governo-opposizione in cui sono stati esaminati, diciamo, i contenuti del decreto e tutti gli emendamenti segnalati dalle opposizioni. Io ho partecipato a questo tavolo in rappresentanza della mia piccolissima componente parlamentare e vi dico materialmente innanzitutto come si è svolto, più o meno come stiamo svolgendo questa lezione. Il sistema prescelto era Zoom, quindi è esattamente questo, una delle prime volte che questo sistema veniva, insomma, arrivava agli onori della cronaca. Partecipavano al tavolo i due viceministri dell'economia e il ministro dei rapporti col Parlamento. Ci si dava appuntamento a un'ora, ci si trovava, ci si salutava tre minuti, si iniziava a lavorare. Devo dire che nella sostanza è stato un lavoro abbastanza burocratico. Fondamentalmente non c'è stata la condivisione di un impianto.
all'opposizione sono stati dati, diciamo, il contentino di qualche ordine del giorno approvato. Devo dire molta poca roba e qui ovviamente faccio valere, insomma, più la mia, insomma, la mia abitudine ad essere docente che non la mia pratica politica, cioè parlo più come docente che come politico, quindi cerco di essere il più possibile oggettivo. Cioè, devo dire che durante la Prima Repubblica i volovan di Cirino Pomicino, cioè quel contorno che veniva destinato alle opposizioni, era molto più, diciamo, sostanzioso di quello che nella sostanza il governo ha concesso, non dal punto di vista materiale, ma voglio dire dal punto di vista di condivisione effettiva di un provvedimento. Possiamo dire che è stato fondamentalmente quel tavolo un fallimento che ha molto esasperato i rapporti tra governo e opposizione. Questa esasperazione si è collocata, diciamo, temporalmente più o meno nello stesso tempo nel quale c'è stata la famosa conferenza stampa nella quale Conte ha attaccato Salvini e la Meloni. Indipendentemente, insomma, dai chi avesse ragione e chi avesse torto, comunque, insomma, aveva utilizzato lo strumento televisivo per attaccare, insomma, l'opposizione. E questo, diciamo, ha teso i rapporti, tant'è che il 25 marzo del 2020 una norma di un nuovo decreto supera, diciamo, la stagione del DPCM e stabilisce che il Presidente del Consiglio, no, scusate, 25 marzo del 2020, una norma di un nuovo decreto stabilisce che il Presidente del Consiglio o un ministro da lui delegato riferisca ogni 15 giorni alle Camere. Questo decreto, come voi ricordate, è stato presentato in televisione con questa espressione: il presidente rende edotte le Camere di qual è il lavoro, del governo. Devo dire che, insomma, queste comunicazioni, in termini parlamentari si tratta di un'informativa che quindi non apre un dibattito, prevede semplicemente un intervento per gruppo e non prevede il voto. Quindi si tratta semplicemente di un'informativa a senso unico e non un dibattito. Nella sostanza non è stata rispettata. Noi siamo a quasi 2 mesi, anzi a 2 mesi. Da quel momento avremmo dovuto avere 4 informative, ne abbiamo avute 2, come Camera e come Senato. La seconda ci sarà domani. No, ci sarà giovedì. Ecco, finisce così la fase dell'emergenza e possiamo dire che si inizia a progettare la fase della riapertura. Siamo, diciamo, agli inizi di aprile. Ora si sarebbe potuto immaginare un cambio di passo. Perché? Perché ovviamente alcune cose che sono consentite in una fase di assoluta emergenza e devono essere sostanzialmente cambiate quando si tratta di ripartire. Anche perché se questa ripartenza viene intesa come, diciamo, qualcosa tra virgolette di epocale, oggettivamente il problema di coinvolgere il paese è un problema che si pone. Il problema di creare un momento di unità nazionale, un afflato, una spinta, e di dare il senso,
diciamo, di uno scoglio da superare tutti insieme, è un problema che si pone ancora di più, più che nell'emergenza, diciamo, nella fase di ripartenza. Questa cosa la puoi fare o attraverso un governo di salute pubblica, quindi cambiando la compagine governativa, oppure lo puoi fare creando una camera di compensazione, lasciando quel governo ma trovando uno spazio, diciamo, tra virgolette, di unità. Fondamentalmente, se vogliamo il paragone con il secondo dopoguerra, non ci fu. Ci fu il governo di unità nazionale che a un certo punto si spezzò per la guerra fredda, ma si conservò un momento di unità che potesse, insomma, in qualche modo rappresentare le basi comuni di un sistema che si rimetteva in moto attraverso, diciamo, le dinamiche dell'Assemblea Costituente. Ecco, devo dire che in questo caso questo momento di unità nazionale, almeno fino ad ora, non si è scorto, perché non c'è stato a livello governativo, come vi ho detto, non c'è stato in un coinvolgimento del Parlamento. Anche le norme e le linee guida che avrebbero insomma caratterizzato la fase 2 sono sostanzialmente state annunziate attraverso la televisione e hanno tagliato fuori completamente il Parlamento, sia da un punto di vista, diciamo, materiale, sia da un punto di vista anche formale. Non ci sono stati, diciamo, scambi informali. Diciamo anche un'altra cosa: qui la valutazione è un po' più una valutazione politica più che istituzionale, quindi vi avverto, c'era bisogno di questo momento, diciamo, di unità. Io penso sinceramente di sì, perché, diciamo, i provvedimenti che hanno caratterizzato la prima fase, l'azione del governo nella prima fase, sono stati eminentemente due. Il decreto da 33 miliardi, che è stato fondamentalmente un decreto di tenuta, tendeva, insomma, in qualche modo a rassicurare, e che insomma spostava molte delle scadenze economiche, soprattutto quelle delle cosiddette partite IVA e delle imprese. E poi c'è stato il cosiddetto decreto liquidità, quello che avrebbe dovuto finanziare, insomma, la ripresa. Ecco, i due provvedimenti non sono stati un grande successo. Lo dico con abbastanza oggettività, perché hanno avuto, diciamo, entrambe lo stesso problema fondamentalmente, cioè quella di una eccessiva intermediazione. Il primo decreto non è riuscito a far arrivare quelle cifre minime che erano state preventivate, diciamo, in tempo utile. Come voi sapete, come voi ricordate, c'è stato addirittura lo schianto del sistema operativo dell'INPS, anche con l'invenzione dell'invasione degli hacker. Il decreto liquidità non ha mutato le norme attraverso le quali le banche possono erogare crediti, e dunque, anche se c'era una garanzia dello Stato, evidentemente le banche non si sono fidate e hanno fatto tutta quanta la loro procedura, e quindi è successo quello che era preventivabile: solamente pochissime nuove linee di credito, e per lo più invece una ristrutturazione dei crediti precedenti. E anche la piattaforma SACE, che doveva essere messa in campo per facilitare soprattutto questo per quel che riguarda, diciamo, i piccoli prestiti, quelli da 25.000 euro, insomma, è arrivata molto in ritardo. Ecco, questi ritardi e queste, diciamo, tra virgolette, esasperazioni forse avrebbero consigliato di cambiare passo. Comunque, è un dato di fatto che
il passo non è stato cambiato, e non è stato cambiato nemmeno per quel che riguarda, diciamo, il tema della nostra chiacchierata, nei rapporti tra Parlamento e governo. Il governo piuttosto si è servito di task force, cioè il Consiglio lo ha chiesto a delle task force, anche queste che sono passate completamente al di fuori del Parlamento, e anche questo, diciamo, non è una cosa usuale. Io su questo vi porto una piccola testimonianza personale. Come vi ha detto Maria Elena, io sono stato ministro delle riforme costituzionali di un governo di unità nazionale, del governo presieduto da Letta. Ora Letta a un certo punto decise che avrei dovuto presiedere una commissione di esperti che avrebbe dovuto dare al Parlamento delle linee guida per la modifica della Costituzione. E questo anche per consentire di mettere in atto il procedimento di modifica costituzionale previsto dal 138. Si trattava quindi di una commissione di studio, fondamentalmente con poteri molto minori di quelli della task force, perché evidentemente comunque per cambiare la Costituzione hai tutto l'iter del 138 e non potevi evidentemente evitarlo. Ne andammo a parlare con il presidente Napolitano, che come voi sapete è un presidente che è stato accusato di essere molto interventista, il quale ci sentì e disse a me: va benissimo, vabbè, facciamo sta commissione, però Quagliarini, tu ne parli a tutti i segretari dei partiti di maggioranza e di opposizione, ti fai dare da loro una rosa di nomi, dopodiché vai in Parlamento e dici che vuoi fare questa commissione. Se i segretari di partito ti dicono di sì, quando hai detto al Parlamento che vuoi fare la commissione, vieni da me e invitiamo qua i presidenti delle prime commissioni di Camera e Senato, affari costituzionali, e chiediamo loro di indicare una persona che sta nella loro, della tua commissione, che quindi controlla il lavoro della task force. Dopodiché, quando il lavoro è finito, tu lo consegni al Presidente del Consiglio e al Parlamento, e quel lavoro diventa patrimonio di cui il Parlamento può fare quello che vuole. Ora è evidente che siamo in una materia differente, la materia costituzionale, però è altrettanto evidente, diciamo, che in questo modo quella commissione ha avuto anche una certa legittimazione. Fu per esempio invitata insieme ai presidenti delle commissioni prima da tutta quanta al Quirinale in una cerimonia, diciamo, qualche... Ecco, queste task force sono rimaste abbastanza anonime. Non abbiamo mai saputo nemmeno in Parlamento i nomi di chi vi fa parte. Se voi mi chiedete chi fa parte della commissione della task force Colao, io vi riesco a dire due nomi, perché sono due miei amici. Uno si occupa di handicap e un altro si occupa di informatica. Ma perché sono miei amici, non perché qualcuno me l'ha detto. Sfido qualcuno di voi alla fine di questa riunione a dirmi il nome anche di uno di questi membri. Forse qualcuno li conosce, ma certamente non conosce la composizione. E poi queste task force si sono moltiplicate. Ora, tutto questo ha fatto crescere le critiche, tant'è che il 16 maggio c'è stato l'annuncio di un cambio di metodo. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge sulle nuove regole di contenimento. C'è stato un cambio e fondamentalmente si è detto, si è annunciato che il governo avrebbe agito attraverso i decreti legge da ora in poi e non più attraverso attraverso le task attraverso i DPCM.
Quindi c'è stato un ritorno, diciamo, non allo statuto sonniniano, ma un ritorno alla Costituzione. Che cosa è successo? E siamo proprio alle battute finali. Che fondamentalmente le norme che avrebbero dovuto guidare la ripresa, la riapertura, dopo essere state presentate in televisione, sono state oggetto di un confronto della conferenza Stato-Regioni. Seguitemi bene perché è l'ultimo passaggio, però è quello molto, molto importante. Perché queste norme erano incredibilmente restrittive. E fondamentalmente lo Stato aveva fatto questo. Aveva detto: queste sono le norme che noi emaniamo. Regioni, se volete fare qualcosa di diverso, fate pure. Ma la responsabilità ve la prendete voi. Della serie, se le cose vanno male, ve l'avevo detto. La cosa un po' rassomigliava, non so se vi ricordate, quando Berlusconi si presentò alle elezioni nel 94 e intervistata su questa cosa Agnelli, Giovanni Agnelli, l'avvocato disse: vabbè, che problema c'è? Se vince, vinciamo tutti. Se perde, perde lui. E fondamentalmente, diciamo, il contenuto di questa cosa era questo. Che cosa accade? Accade che le regioni scrivono le loro linee guida, perché ne hanno la possibilità. E quando le vai a leggere, scopri che quelle regioni dove il virus è più presente sono quelle che avrebbero voluto liberalizzare di più. Quelle dove il virus non lo trovi manco col lumicino, se lo cerchi, insomma, da molti giorni, invece avevano, diciamo, nelle loro linee di guida davano più spazio al contenimento, cioè una cosa del tutto irrazionale. C'è stata quindi una riunione di notte, lo scorso venerdì, nel quale c'è stato un forte braccio di ferro tra il governo e le regioni. E alla fine è prevalso insomma, la richiesta delle regioni di fare un decreto legge che fosse uguale per tutti e che in qualche modo era molto più liberale di quello previsto originariamente dal governo. Certo, anche questa non è una soluzione del tutto razionale, perché questo pone il fatto che, insomma, io per andare a trovare mia madre che sta in Puglia dove non c'è il virus, devo aspettare che qualcuno come me possa da Bergamo venire a trovare sua madre a Roma. Però in qualche modo non era così razionale come la decisione precedente. Da un punto di vista metodologico, però, l'accordo Stato-Regioni, quello che era stato fissato, no, dalla conferenza Stato-Regioni, riguardava alcuni aspetti delle riaperture. Ad esempio il distanziamento nei ristoranti, eccetera, eccetera. Non tutto. Quindi, per esempio, c'erano materie, vi dico soltanto una cosa, la regolazione delle frontiere, che era estraneo a questo decreto. Quindi da un punto di vista tecnico, il 16 maggio il Consiglio dei Ministri ha dovuto approvare un decreto legge sulle nuove regole di contenimento e poi un DPCM che recuperava quel decreto legge e che lo ampliava in qualche modo anche a quelle materie che all'interno del decreto legge non c'erano. E questo, diciamo, è stata l'ultima tappa, come voi sapete, dal punto di vista istituzionale che ha caratterizzato la riapertura. Voglio dire soltanto due cose per finire.
Uno, in realtà il Parlamento ne esce dal punto di vista istituzionale a pezzi. Ora può darsi che la ripresa di una vita politica ordinaria gli ridia un ruolo, ma sul coronavirus e sull'emergenza questo ruolo non c'è stato. Può essere una cosa considerata molto grave o anche molto poco grave. Se facciamo un'analisi comparata, almeno alle realtà europee, l'Italia è stato uno dei ruoli dei posti dove il Parlamento ha avuto meno ruolo. Il vero alter ego, il vero potere, diciamo, nel rapporto di check and balance del governo, in questa fase è stato rappresentato dalle regioni. Le regioni hanno agito come una sorta di CLN nel secondo dopoguerra, cioè hanno stretto un'unità che andava al di là della loro collocazione geografica e della collocazione politica dei loro presidenti. Ovviamente poi, quando il dibattito politico tornerà alla normalità, è probabile che ogni presidente di regione si andrà a giocare questo patrimonio all'interno dello spazio del proprio partito. Bonaccini probabilmente aspirerà alla presidenza, alla segreteria del PD, Zaia farà i conti con Salvini nella Lega e così via. Però questo è stato il meccanismo istituzionale e questo è lo stato dell'arte ad oggi. Dico soltanto un'ultimissima cosa, che su quest'ultimo decreto, perché se vediamo i provvedimenti importanti sono tre. Uno è il primo decreto, quello di marzo, il secondo è il decreto liquidità e il terzo è il decreto d'aprile, che poi è diventato di maggio e che verrà approvato a giugno e che quindi ha avuto una gestazione molto più lunga del regno di Umberto II in Italia. Ecco, questo secondo decreto non ha conosciuto nemmeno da un punto di vista formale quel tavolo maggioranza-opposizione che ha caratterizzato il primo. Ecco, questo è lo stato dell'arte che vi dovevo. Scusate se mi sono preso, diciamo, quasi un'ora e mezza, un'ora e un quarto, però volevo essere il più esaustivo possibile e volevo che questa cosa fosse una testimonianza viva che ovviamente è stata trattata con la conoscenza del diritto istituzionale e della storia delle istituzioni. Grazie. Grazie Gaetano. Appunto abbiamo avuto così modo di conoscere un po' anche dall'interno quello che è accaduto. Apriamo il dibattito, abbiamo ancora mezz'ora di tempo, quindi al solito prenotatevi o con me o con Veronica e così possiamo appunto chiedere al presidente qualcosa in più. C'è qualcuno che vuole intervenire? Hanno alzato la mano Ferroni e poi Amoroso. Prego, Ferroni e poi Amoroso. Fate le domande per favore in modo breve e le cumuliamo queste due insieme e poi così Gaetano può rispondere. Grazie. Prego, Ferroni. Allora, prego Amoroso, non ci ha ripensato, non lo so. Vado io. Prego, prego. Salve. Volevo fare due domande molto veloci. L'una più verso il docente, l'altra più verso il politico. La prima questione riguarda il coinvolgimento del Parlamento e mi è venuto in mente che oltre ovviamente alla conclamata funzione legislativa, il Parlamento ha determinate funzioni di indirizzo e controllo verso il governo. Questa funzione, questa dimensione è un po' sfuggita? Oppure il Parlamento è stato totalmente tagliato fuori, anche in vista della poca rappresentatività del momento? E la seconda riguarda appunto il rapporto maggioranza-opposizione, governo-opposizione. Cioè, questo non concedere troppo spazio alle opposizioni non può essere un segnale d'allarme
per questa democrazia e per questo governo soprattutto, visto che mi risulta che in nessun altro paese si è parlato di far cadere il governo in questa fase storica, e soprattutto anche perché questo governo, un'opposizione, c'era all'interno della maggioranza, e mi riferisco a Renzi. Grazie. Vabbè, facciamo così, rispondi e poi vediamo se ci sono. Devo vedere se Ferroni... Ecco, avevo il microfono che non funzionava. Ah, perfetto, Ferroni. Prego, Ferroni, allora faccia anche lei la sua domanda. Ah, va bene. Allora, innanzitutto, buonasera a tutti, e volevo fare questa domanda qui. Allora, io condivido totalmente l'analisi che è stata fatta, perché che poi ovviamente è stata suddivisa in diversi punti. Il riferimento, diciamo, al metodo, la prima fase, il riferimento al metodo con cui il governo ha cercato di intervenire sulla crisi, quindi attraverso lo strumento dei decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, invece con i decreti legge, no? E quindi per certi versi arrivando ad assumere un atteggiamento poco rispettoso nei confronti del Parlamento. E poi, diciamo, la seconda fase che riguarda tutto il sistema, cioè i due decreti, il decreto da 33 miliardi e l'altro decreto liquidità e il provvedimento SACE, ovviamente che sono stati adottati per poter quindi ridare linfa, no, al sistema economico produttivo del paese in conseguenza di questa grave crisi che si è verificata. E quindi dicevo questo, e poi ovviamente un altro punto importante è anche la differenza che è stata fatta, no, tra l'utilizzo della task force piuttosto che di commissioni studio che magari potevano avere una legittimazione costituzionale diversa, e infine diciamo il contenzioso che si è sviluppato tra governo e regioni. Quindi condivido tutto questo, e quindi potrei dire che in pratica si è verificato quello che è stato detto da più parti, cioè che c'è stata una sorta di sospensione delle libertà democratiche per certi versi, dal momento in cui in una fase cruciale come questa non si è arrivati a prendere in considerazione il ruolo importante che secondo Costituzione esercita il Parlamento italiano. Quindi questa è la domanda che volevo porre al senatore Quagliarelli. Allora, rispondo innanzitutto a questa domanda. No, le libertà democratiche, ora diciamo così, che certamente c'è stata una sospensione di alcune libertà democratiche, questo non c'è dubbio, perché insomma il fatto di impedirti di uscire da casa, impedirti di andare a messa, impedirti di raggiungere una chiesa, queste ovviamente sono libertà tutelate dalla Costituzione, che in questo periodo non sono state concesse, perché appunto si è scatenata un'emergenza. Il problema è fondamentalmente questo. Lo strumento del DPCM, cioè uno strumento che non è una fonte normativa, può di per sé, anche se siamo in una fase di assoluta emergenza, diventare diciamo più forte nella gerarchia delle fonti della stessa Costituzione. Allora, io vi dico come la penso qui, ora siamo usciti dalla lezione. Io penso che si sarebbe dovuto operare attraverso decreti legge, perché appunto attraverso il decreto legge quella funzione di indirizzo e di controllo da parte del Parlamento non sarebbe stata azzerata nel momento nel quale c'era materia costituzionale è così importante in ballo. Credo anche che da questa esperienza nascono diciamo due esigenze, se vogliamo fare tesoro. Uno è quella di prevedere fasi emergenziali all'interno del nostro testo costituzionale. Se siamo una Costituzione scritta, è bene che questo sia in qualche modo stabilito. Ecco, ora non vorrei sembrarvi troppo forte, non vorrei che le mie affermazioni sembrassero troppo forti, ma si è molto criticato Orban, addirittura lo si è messo sotto osservazione per aver in qualche modo operato secondo quello che prevedeva la Costituzione.
E poi non è stato detto nulla sul fatto che quando l'emergenza è finita, Orban ha preso quei poteri straordinari che aveva ricevuto dal Parlamento e li ha riconsegnati al Parlamento. Io credo che questo sia stato fondamentalmente un modo di operare più limpido di quello che è accaduto in Italia dal punto di vista costituzionale. L'altro vero problema che andrà comunque affrontato è quello dei rapporti tra Stato e Regione, perché anche lì ne abbiamo viste di ogni tipo. E quindi quello sarà un altro grande capitolo da affrontare. Rispondendo a Ferroni, ho anche risposto fondamentalmente al primo dei due quesiti che mi è stato posto da Amoroso, quello diciamo sulla funzione di indirizzo e controllo. Voglio aggiungere una cosa, e cioè che in un primo momento sembrava che le interrogazioni e le interpellanze al governo fossero sospese. Io ho presentato, ora la data non la ricordo, ma volontariamente tre interrogazioni per riaprire quel canale, quantomeno sotto forma di risposta scritta, perché ritenevo appunto che fosse grave che si interrompesse anche, diciamo, uno degli strumenti di controllo che il Parlamento possiede. Per quel che riguarda, diciamo, la mancanza di confronto tra maggioranza e opposizione, io credo che politicamente, non arriverei a dire sarà una sospensione della democrazia, credo che politicamente non sia stato un fatto buono, non è un fatto buono per un paese non trovare dei momenti, diciamo, unitari nelle fasi di emergenza, perché queste cose evidentemente rafforzano quel sentimento di unità nazionale che è una delle cose di cui i paesi hanno bisogno. Io credo che questo sia dovuto in gran parte al governo, la responsabilità di questo sia in gran parte al governo. Devo dire che anche le opposizioni, almeno alcune opposizioni, hanno avuto la tendenza e hanno la tendenza a preferire di lucrare su questa situazione piuttosto che porre una disponibilità, diciamo, a partecipare. Questa disponibilità non gli è stata offerta, per essere onesti. Però, ecco, non c'è stato nemmeno nessun grande sforzo per richiederla. Vorrei aggiungere una cosa sul rapporto tra maggioranza e opposizione, che una delle ragioni che l'ha reso più difficile è stata benissimo evidenziata da Amoroso, quindi è inutile tornarci, e cioè che questo governo poi aveva un'opposizione interna, e quindi fondamentalmente aprirsi un po' troppo poteva anche voler dire dare una sponda a quell'opposizione interna che ne avrebbe potuto approfittare per far cadere il governo. Ritengo, come credo ritiene Amoroso, che il fatto di pensare non tanto a una crisi di governo ma a una crisi al buio, perché il passaggio da un governo all'altro quando si parla di salute nazionale è una cosa possibile, no? Siamo passati pure dal secondo governo Badoglio al governo Bonomi senza grandi problemi in un periodo ben più faticoso, ma soprattutto si parla anche di elezioni anticipate, e questo mi sembra francamente, ecco, un po' troppo, perché pensare di mandare un paese al voto nel momento in cui una ripresa non c'è e si prospetta un 10% di calo del PIL, beh, insomma, direi che forse è il caso che qualcuno si vada a rileggere qualche pagina su come è finita la Repubblica di Weimar e poi si faccia qualche domanda. Grazie. Bene, allora proseguiamo, abbiamo altre due domande. Ciampa e poi Borghetti. Buonasera, allora la domanda in realtà è diventata una perché ad una il senatore ha già risposto non volendo, volevo chiedere
se secondo lei bisognerebbe inserire nella nostra Costituzione un articolo che regoli appunto i casi di emergenza, e mi sembra che abbia già detto di sì. L'altra domanda è una valutazione di tipo politico, e le volevo chiedere perché secondo lei il governo ha agito in questo modo, cioè non ha minimamente coinvolto il Parlamento, e come giustamente lei ha detto ciò non è avvenuto in nessun paese, perché un minimo tutti i paesi che sono appunto in Europa almeno hanno coinvolto il Parlamento, e perché quindi secondo lei il governo ha soltanto deciso in extremis di comunicare con il Parlamento appunto soltanto mediante queste informative, perché lo ha fatto magari per debolezza o per altre ragioni? Grazie. Sì, Borghetti. Non la sentiamo, non so se sono solo io, ma... Ok, ecco, volevo ringraziare il Presidente, Senatore Quagliariello, perché è stato veramente molto pacato, moderato, misurato e istituzionale nell'esame di una gestione della crisi da parte di questo governo, che secondo me invece da non istituzionale merita critiche molto, molto aspre, molto forti, soprattutto sulla gestione giuridica della crisi, nel senso che persone, almeno dal punto di vista di curriculum, molto competenti come il Premier, davano un'aspettativa molto più alta, ecco, anche in un periodo di crisi. Secondo me è mancato un rispetto indiretto nei confronti dei parlamentari e dei senatori non di maggioranza, un rispetto diretto nei confronti dei cittadini e degli operatori che si sono trovati quotidianamente a dover gestire DPCM, bozze di DPCM, decreti legge, bozze di decreti legge, e anche nei confronti delle istituzioni stesse, perché la stessa Ragioneria dello Stato, che viene considerata come un soggetto che deve solamente applicare dei bollini su degli articoli, quando ormai la presentazione del decreto ripresa, insomma, rilancio, è stata fatta in diretta più di una settimana fa, dal peso e la misura dello scarso rispetto che ci sia verso un organo invece fondamentale, a maggior ragione in un paese con un debito pubblico come il nostro. Con riferimento alla task force, io credo che anche qui, sempre nelle norme, secondo me si può trovare la risposta, perché il CNEL, bene o male, poteva fungere secondo me da task force invece di andare a individuare nuovi soggetti. E con riferimento agli strumenti giuridici utilizzati, io credo che concordo che il decreto legge forse era uno dei pochi casi in cui sarebbe potuto essere stato utilizzato nel modo corretto, perché la Costituzione ci dice casi di estrema necessità ed urgenza, e questo era uno dei casi. Quindi è vero, potrebbe esserci una modifica costituzionale per prevedere nuove future crisi di questa portata, però già oggi chiaramente riunire un governo i ministri, insomma, è più facile che non un Parlamento. Però addirittura arrivare a una fonte di secondaria come il DPCM mi sembra veramente molto, molto irrispettoso. Ecco, arriva la domanda, e la domanda è: una riforma costituzionale secondo me è importante, è necessaria, ma è lo stato di fatto delle cose che ci testimonia il fatto che sia importante, perché abbiamo avuto solamente un governo, che è stato il governo Berlusconi II o III, che è riuscito a reggere per un'intera legislatura. Quindi è evidente che il dire che la nostra Costituzione è la più bella del mondo, magari sarà anche bella, però senz'altro non è funzionale, ecco, non funziona. E quindi il primo tema sulla riforma costituzionale, il secondo anche sulla qualità della classe politica, nel senso che io ho letto anche un bel libro interessante di René Tinagli, recente, sulla classe politica, il percorso di studi di ingresso in Parlamento, i redditi medi prima dell'ingresso in Parlamento per capire lo stato di professionalità di una persona, e qui però spesso ci troviamo anche nella situazione in cui persone competenti, come io, con curriculum molto brillanti come quello del Premier Conte, perché è professore ordinario di diritto privato, e poi quando gli viene dato in mano il potere, la gestione del potere, vanno completamente nel pallone, e uso un termine volutamente forte, perché un docente di diritto privato che mi scrive congiunti invece che
riferirsi, è una stupidata, però riferirsi alle norme sul diritto di famiglia, che è la sua materia di elezione, mi sembra una cosa inconcepibile. Ecco, grazie. Ma insomma, le due domande in qualche modo si completano. Federica, io penso che la ragione principale della mancanza di confronto sia una ragione di tipo politico, e cioè la mancata omogeneità di questo governo. Vogliamo metterla in questo modo? C'è una parte grande dei 5 Stelle che detesta il PD, una parte grande del PD che detesta i 5 Stelle, Renzi che detesta entrambi e viene cordialmente ricambiato. Ecco, questa è la fotografia. Allora, in una situazione di questo tipo, nel quale è necessario fare tante mediazioni interne alla maggioranza, è molto difficile aprire, cioè tu puoi aprire all'altra parte se hai una compattezza, se invece questa compattezza ti manca del tutto, come evidentemente manca a questo governo, ovviamente questo non c'è. Per quel che riguarda l'analisi di Borghetti, che poi non è che ha bisogno troppo di una risposta, vorrei solamente dire due cose per poterla, diciamo, condividere ed emendare al tempo stesso. Classe politica è espressione che Gaetano Mosca utilizzava nel momento nel quale parlava non soltanto di quelli che fanno politica, ma la classe politica per Mosca era la classe dirigente del paese, e quindi, diciamo, quelle che poi in termini sociologici vengono chiamate le élite. Ecco, secondo me a questa prova di sforzo non hanno retto le élite italiane, evidentemente questo è qualcosa che va al di là della classe politica intesa in senso parlamentare, sulla quale evidentemente valgono le considerazioni che faceva Borghetti. Visto che siamo, diciamo, quasi alla fine, quindi in clima quasi confidenza, vi dirò che una delle ragioni che tutto sommato in questo periodo, insomma, non mi è dispiaciuto è quella di aver visto un po' meno i miei colleghi, ecco, insomma, questa cosa mi ha fatto un po' meno. Voglio però aggiungere una cosa, che così come classe politica è un termine ampio, che quindi non comprende soltanto quelli che stanno in Parlamento, che fanno politica, esiste una professionalità politica propria, che è qualcosa che nasce anche con l'esperienza. Questa è quasi una testimonianza, quindi io vi dico, io sono in Parlamento da 14 anni, 15 anni. Ho fatto prima, fondamentalmente, insomma, sono stato l'uomo di fiducia del Presidente del Senato per 5 anni e ho studiato storia politica tutta la vita. Io però i primi 2 anni in Parlamento, la prima legislatura che ho fatto, io non ho mai parlato né in aula né in commissione, perché insomma poi c'è una professionalità specifica che uno deve, insomma, imparare, come quando fai il giornalista, non devi soltanto saper scrivere, poi dopodiché devi stare all'interno di un giornale e capirne i meccanismi. Ecco, sotto questo aspetto il Premier Conte ha sicuramente un curriculum di tutto rispetto dal punto di vista università, forse, diciamo, c'è qualche bolovan di troppo nel suo curriculum, però sicuramente è un bel curriculum. Non aveva nessuna professionalità di tipo politico, e questo si è visto in questo caso. Ecco, molto spesso è sembrato di essere governato dai meccanismi del Grande Fratello, e quindi che contasse più Casalino di lui. E in altri casi, insomma, lui che poi sembra essere un democristiano al vecchio stile, incarnare quasi, diciamo, una maschera italiana. A volte a me ricorda in alcuni passaggi Alberto Sordi. E poi improvvisamente invece ha delle rigidità eccessive.
Cioè, a volte qualche piccola cosa la potrebbe pure concedere, tanto non cambia niente. E invece, insomma, si impunta. Ecco, queste cose hanno un po' peggiorato, diciamo, il livello della vita istituzionale. Allora, abbiamo altre tre domande, vi chiederei di essere molto brevi e poi appunto Gaetano così risponderà tutte e tre insieme e chiudiamo perché siamo giunti all'orario. Allora, Di Grazia Valente d'Andrea, prego. Buonasera senatore, io volevo chiederle, già parlato dell'Ungheria e del ruolo che ha avuto il Parlamento nella concessione dei pieni poteri all'Orban circa l'emergenza. Io volevo chiedere una comparazione tra il ruolo che ha avuto il Bundestag, il Bundesrat tedesco e la Camera dei Comuni inglesi circa appunto l'emergenza, comparandole al Parlamento, quindi Camera e Senato in Italia. La ringrazio. Buonasera Presidente. Buonasera. Valente. Buonasera Presidente Quagliariello. Senta, parte una considerazione nel voler associarmi a quello che ha detto circa il professor Conte, le dinamiche del Grande Fratello, consigliando chi è il portavoce e che comunque non ha a sua volta una brillante preparazione nella sua stessa materia. La mia domanda era una domanda sia di carattere tecnico che politico. Vedendo un po' anche la storia italiana di come il riformismo è sempre inciampato, addirittura d'arrivo, vedendo anche come nel 2001 una delle ultime riforme della Costituzione, riformando 5 articoli nella parte finale, ha fatto più danni, più contro che pro, mi chiedo com'è possibile al giorno d'oggi, con un atomismo così stringente dei partiti, in cui c'è tutti contro tutti, è l'unico caso italiano, l'unico caso al mondo italiano in cui uno stesso premier è sorretto prima da una fazione e contemporaneamente nell'immediato successivo da un'altra, come si possa raggiungere una riforma secondo gli articoli della Costituzione 138 e 139 nel momento in cui si richiedono delle maggioranze qualificate e ponderate così alte. Cioè, sembra quasi come se in realtà il primo articolo da riformare sia proprio l'articolo che possa portare riforma della Costituzione, tralasciando che molti articoli sono inattuati, come ad esempio gli articoli sui sindacati, gli articoli sul PNL, sono articoli che ormai hanno natura morta se non trovano un'attuazione tecnica. Ecco, grazie. Bene, chiudiamo con l'ultima domanda da Andrea. Daniele. Buonasera Presidente. La mia domanda riguarda la mia professione. Io faccio l'avvocato a Padova. Dovrebbe avvicinarsi al microfono. Sì, non so se mi si sente. Ecco. Chiedo, dopo una iniziale sospensione dei termini processuali, è stato attribuito il potere ai presidenti dei tribunali di regolamentare di fatto non solo le modalità in cui si dovranno tenere le udienze, se civili o cartolari, ma è stato dato un potere di emanare delle linee guida per il singolo tribunale. Ora questo può non rappresentare un problema per chi svolge la propria professione in un ambito limitato semmai al proprio distretto di corte d'appello, ma in ambito nazionale diventa impossibile per l'avvocato adire la giurisdizione e per il cittadino avere una tutela laddove il limite per la tutela è quello di dover sapere di tribunale in tribunale quali sono le linee guida adottate dal presidente del tribunale. Questo non si pone in contrasto con il principio costituzionale della tutela dei diritti del cittadino? Grazie. Grazie. Allora, rispondo brevemente alle ultime tre domande. Pietro Di Grazia, non risponderò fino in fondo perché la professoressa Cavallaro ha previsto una delle lezioni alle quali tiene di più come un confronto tra esperti di realtà differenti. Maria, se non sbaglio,
Italia, Comunità Europea, insomma, cioè Comunità Europea, Italia, Germania, Spagna e Francia, è così? No, no, Comunità Europea non l'abbiamo previsto, lo trattiamo dall'interno degli Stati nazionali. Okay. Diciamo è Italia, Francia, e Spagna, Gran Bretagna e Stati Uniti. Stati Uniti, perfetto. Quindi, insomma, lì ci sarà una risposta, diciamo, molto esaudiente. Posso dire due cose, molto generiche però, perché non mi voglio sottrarre del tutto. Uno, ovviamente i parlamenti non hanno avuto una grande centralità da nessuna parte, cioè non è soprattutto nella prima fase. L'Italia, nonostante ciò, è stato un caso un po' particolare. Faccio soltanto appunto un esempio, alcune realtà che appunto lei ha citato, ma ecco, faccio soltanto un esempio. Ecco, in Francia, che non è una repubblica parlamentare, è una repubblica come sa, semipresidenziale, la fase 2 è stata dal Presidente del Consiglio presentata in Parlamento prima di andare dai giornalisti e il Presidente del Consiglio ha preteso il voto del Parlamento sulla fase 2 e tra le altre cose il Senato questo voto non glielo ha dato, gli ha dato un voto negativo, per cui come lei sa il voto del Senato non è un voto ostativo in Francia, ma comunque appunto c'è stato un dibattito e addirittura un voto. Ecco, questo è qualcosa che non è avvenuto. L'Inghilterra è stata molto condizionata dalla situazione personale di Johnson e la Germania, secondo la mia valutazione, ma questo poi lo vedremo bene, è stato, diciamo, il paese che è stato più preparato, sia dal punto di vista istituzionale, sia dal punto di vista sanitario, ad affrontare la crisi. Cioè dove ci si è scostati di meno rispetto, diciamo, alla normalità. La seconda domanda è come si fa? Vincenzo, lei però mette un dito nella piaga. Vede, insomma, è un metodo, l'avevo più o meno trovato, e su quella relazione, insomma, su quella task force di esperti, dove sedevano, diciamo, esperti di estrema sinistra ed esperti, diciamo, di destra, aveva avuto il voto unanime di tutti. Ovviamente il percorso era ancora lungo, però secondo me noi lì abbiamo perso un'occasione. E se ci fosse stata un po' più di competenza, un po' meno di arroganza da parte di Renzi, qua devo per forza dare un giudizio di tipo politico, quella riforma sarebbe arrivata in porto. Sarebbe stato sufficiente rendersi conto di che cosa si stava maneggiando, di quali erano le implicazioni del sommare un certo tipo di riforma costituzionale con un certo tipo di riforma della legge elettorale. Ecco, tutto questo non c'è stato, secondo me, fondamentalmente un po' per ignoranza e un po' e molto per arroganza. Però quella è la strada, cioè non è impossibile. Non è impossibile una strada. D'altra parte, abbiamo visto, con la riduzione del numero dei parlamentari, non è la cosa più importante, ma anche questo, se fosse trattata come, diciamo, l'innesco di una riforma, per la quale poi rivedi il bicameralismo, rivedi i rapporti tra legislativo ed esecutivo, forse potrebbe essere una strada. Se invece la tratti come il fatto che devi dare qualche stipendio in meno, allora diventa una cazzata. Scusate il francesismo, ma qualche volta ci vuole. Ultima domanda. Sì, credo di sì, credo che lei abbia ragione. Questo risponde però a un problema che è anche un po' più generale. Qua parlo sotto il controllo della professoressa Cavallaro, che poi ci può dire qualcosa. Cioè, secondo me, in Italia noi abbiamo dato vita ad una legislazione molto particolare, a una gestione, a degli strumenti molto particolaristici. Cioè, cosa voglio dire? Fondamentalmente, prendiamo il problema Stato-Regioni.
il problema è stato trattato così. Lo Stato vi dice che cosa dovete fare. Poi voi regioni, se avete delle particolarità, fate. Volete aprire, volete chiudere, fate. Prendetevi la responsabilità. Questo entro certi limiti, soltanto la povera Santelli che voleva riaprire dei bar perché non aveva delle fabbriche, si è arrivati a fare. A me sembra che in realtà, tenete conto che questo problema del rapporto Stato-Regione, quindi diciamo centralismo, particolarismo, è un problema che esiste un po' dappertutto e in Spagna esiste in maniera particolare, per questo faccio riferimento alla professoressa Cavallaro, e ha suscitato tensioni anche lì. Però in altre realtà che cosa è che si è detto? Questa è la competenza dello Stato e questa non si tocca. Poi c'è uno spazio libero. All'interno di questo spazio libero valgono invece le disposizioni particolari che tengono conto delle condizioni del territorio. Perché le faccio questo esempio? Perché questa è la stessa cosa che si sarebbe potuta fare, che si sarebbe potuta e secondo me dovuta fare anche in ambito giudiziario. Cioè, da una parte fissare, diciamo, i principi non negoziabili che dovevano valere per tutti i tribunali e tutelare quei diritti fondamentali dei cittadini allo stesso modo. Poi, evidentemente, si sarebbe dovuto lasciare uno spazio ai presidenti dei tribunali per poter invece disciplinare, secondo le condizioni particolari, alcuni aspetti, ma solo alcuni aspetti, senza che questi aspetti, diciamo, di contorno potessero inficiare diritti fondamentali e costituzionalmente tutelati. E questa è la strada che non si è seguita.